Inoltre, mezz'ora fa ho preso la notizia che una mia cara amica non ce l'ha fatta. Mi aveva scritto il 13 marzo dicendomi che si trovava in ospedale, che aveva il respiratore, che era molto stanca. E ieri mattina partita da questo mondo. Ma io non voglio essere triste, non voglio ricordarla con tristezza perché era una persona eccezionale, una persona piena di vita. Per 30 anni ha lavorato in scala con i ballerini, ha fatto sovrintendenza, direzione artistica, è stato il braccio destro di Paolo Grassi. È una persona eclettica che veramente amava la vita e voglio ricordarla perché amava la vita, proprio in questo momento in cui tanti di noi hanno paura, si lasciano andare, rimangono chiusi in una stanza al buio e non reagiscono davanti a questa emergenza. Io credo che questa emergenza richieda tutta la forza che noi abbiamo dentro e voglio leggervi per questo una delle poesie che Letizia Centinari ha raccolto nel corso della sua vita in vari libri e credo che sia la poesia che esprime meglio il suo amore per la vita, il suo attaccamento gioioso alla vita. Lei camminava lieve attraverso la vita, senza appoggiare i piedi per terra. Questa poesia si intitola Come un albero. Vorrei morire in piedi, come un albero. Le radici ancora nella terra, i rami nudi tesi verso il cielo, nell'ultimo abbraccio alla vita. Ti voglio bene, Letizia. Un mondo sarà che un falso ricatto e tu sarai la regina e io farò scacco matto. Così mi siedo su un albero, ti guardo passare e sarà che m'hai rubato l'amore, non ho più niente da fare. Per tutti quelli che non sanno dormire con le luci spente. Per tutti quelli che non sanno dove andare e si ritrovano al bar.
parole prima di ballare. Per chi si sente ribelle in mezzo al whisky e alle stelle, per chi si siede su un albero e se ne sta ad aspettare, per chi si siede a guardare questo sole cadere senza neanche piantare. E quindi sto sopra un albero e ti guardo passare. E sarà che m'hai rubato l'amore, non ho niente da fare. Oh,
di discriminazione religiosa sta forse la bellezza del sogno di un paese libero e unito. Credo che il messaggio d'amore di Gandhi per avere un mondo nuovo, libero e solidale sia la cosa più bella, il pensiero più bello con il quale io posso lasciarvi oggi. Vi ricordo che saremo ancora qui giovedì alle 17. Un bacio grande, vi abbraccio tutti. Ciao.